Solo lunedì aveva festeggiato in allegria con gli amici la Pasquetta, come da tradizione, con un picnic durato tutta la giornata. Sabato mattina il ritrovo sarà pervaso da dolore e tristezza nel giorno dell'addio a Mattia Citton, il ragazzo di Borso di 23 anni, deceduto sul versante del massiccio del Grappa sul Col Moschin. A causarne la morte, la caduta in un dirupo mentre si trovava al volante del suo mezzo pick-up precipitato dal pendio con ogni probabilità in seguito ad una manovra per mettere il veicolo sulla carreggiata prima di fare rientro a casa a Semonzo, dove era atteso. Durante la notte la sua assenza ha suscitato le prime preoccupazioni tra i familiari. Nessuno nella comitiva di amici con cui il giovane aveva trascorso la giornata si era reso conto della disgrazia avvenuta alle loro spalle, visto che Mattia avrebbe dovuto chiudere la fila e si trovava solo in auto. Intorno alla mezzanotte, dopo un giro di telefonate e messaggi tra genitori e amici del ragazzo, i primi preoccupati per il mancato rientro in vista del turno di lavoro erano iniziate le ricerche in piena notte. Alle 4:30 del mattino, prima dell'alba di martedì, era stata avvistata a distanza di oltre 200 metri dal punto d'uscita dalla strada sterrata che porta al rifugio Alpe Madre, con a distanza di pochi metri il corpo senza vita del giovane. Forse era stato sbalzato all'esterno dopo i ribaltamenti multipli in un disperato tentativo di chiedere aiuto. Distrutto il pick-up Ram Dodge. L'incidente sarebbe avvenuto intorno alle 21 nella sera precedente, ma solo a distanza di 7 ore dopo l'avvio delle ricerche si è potuto capire la portata tragica di quanto era accaduto.